grazie degli auguri e un saluto a Giuseppe. Ciao. Deve... Fagli gli auguri. Il metodo di lavoro deve essere di tipo collaborativo e non gerarchico. E quindi questi sono un po' i concetti che abbiamo ripreso. E nel distretto sono concentrate le attività e i servizi di prevenzione, prevenzione dell'igiene, prevenzione di medicina del lavoro, prevenzione sui rischi ambientali. E poi vanno, anche se sono a sé, diciamo, ripreso tutti i servizi esistenti sul territorio, quindi il consultorio, quindi la salute mentale, quindi l'assistenza agli anziani e magari anche altri servizi, medicina scolastica che è sparita. Quindi questi servizi non sono dentro la casa della salute o dentro le case della salute, però sono in stretto collegamento. Dentro questi servizi, il consultorio salute mentale, è presente già la figura dell'assistente sociale, perché nelle osservazioni che sono state mosse c'è sempre questa, che non bisogna dimenticare la dimensione sociale da aggiungere, insomma, al sociosanitario. Cosa fa ancora il distretto? È lui che dovrebbe occuparsi a fare il collegamento con l'ospedale e di contro anche con i comuni che fanno parte di questa estensione geografica. Ecco, queste sono le due cose sulle quali abbiamo lavorato. Devo dire che quest'idea del distretto è un'ipotesi perché va appunto messe alla discussione, c'è questa forma di organizzazione, il dire che tutti i servizi già presenti afferiscono a un distretto, che c'è una direzione e un budget, sono tutte delle cose che mettiamo lì proprio al dibattito e alla discussione. Un altro punto del documento parla della medicina generale. Ecco, non ci siamo, come dire, accapigliati sul fatto che i medici di medicina generale dovrebbero essere tutti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Noi diciamo che sarebbe una buona cosa che lo fossero, però come non c'è unità e accordo su questo punto, possiamo dire che forse per nuovi medici, forse quelli che andranno a lavorare nelle case della salute potrebbero, così, a parte che non dovrebbero neanche mettere su uno studio, accettare un rapporto di dipendenza. E poi come vediamo la medicina generale? Allora, da una parte c'è già quello che funziona, sono l'aggregazione di più medici, che magari hanno una segretaria, magari hanno un'infermiera qualche ora. Cioè, da questo tipo di medicina associata dovremmo passare, slittare verso un approccio che riguarda più proprio le cure primarie, quindi un lavoro anche lì interdisciplinare che prevede appunto la parte infermieristica, quella anche riabilitativa e quella di segretariato, insomma. Quindi il punto sulla medicina generale magari avrebbe ancora bisogno che dei medici di medicina generale, insomma, completino quello che è stato scritto, che è un paragrafo non molto sviluppato, che cerca poi tra l'altro di dire due cose ancora, che il lavoro amministrativo che via via si è accentrato, addensato su il singolo medico o i singoli medici, toglie tempo ai pazienti e alla clinica. E l'altro punto è anche un discorso
di formazione, sia post-universitario che in un percorso ancora non ben radicato, e anche un discorso formazione, diciamo, in itinere. Chiaramente, anche se la formula non è di diretta dipendenza, rimane di convenzione, nel distretto noi auspichiamo che al discorso di educazione sanitaria, al discorso di raccolta dei dati, a un discorso di essere presenti nei momenti in cui la popolazione è chiamata a partecipare, vuole partecipare, loro siano proprio dentro a questo, a questa dinamica, a questi... Ecco, questo praticamente è quello che è stato scritto, che è un po' il risultato di questo pezzo di lavoro. Quindi direi che adesso si può cominciare a discutere sul documento. Però vedo che prima di lasciarci dovremmo considerare ancora due cose. Nelle regioni dove è stato adottato una legge sulle case della salute, legge o delibere o comunque un atto, dall'autorità sanitaria, sarebbe bene che le nostre persone attive in queste regioni le tirano fuori e cercano come ravvivare un po' questa, questa possibilità di attivare la Casa della Salute. E se poi giungono a noi i documenti, noi li archiviamo per avere appunto la documentazione. Ultimo punto che sarà la discussione è quello più su che cosa facciamo per quest'autunno, per l'eventuale ritorno della pandemia, e quindi di vedere che cosa possiamo fare per avere una, per fare una corretta informazione alla popolazione, per rivedere la catena di comando che si è sempre interrotto, che ha provocato confusione, la possibilità della disponibilità di tutto il materiale di protezione, il mettere a punto le procedure per evitare la diffusione dei contagi e anche di fare partecipare i comuni, cose che non è stato fatto nella prima, nelle prime fasi della pandemia. Ecco, io mi fermerei qui, forse ho detto troppo in fretta, comunque si può cominciare la discussione. E vi ringrazio. Chi vuole iniziare a rompere il ghiaccio? Scusate, io sono Tomei da Novara. Purtroppo non dispongo del documento su cui si basa questa riunione. Chiedo come è possibile averlo, come è possibile accedere a questo documento. Grazie. Ciao, scusate, sono tornato adesso perché ho avuto un po' di problemi. No, niente, allora, non ho capito, sta parlando del documento. Allora, il documento l'ho pubblicato su, adesso metto il link direttamente perché ho pubblicato sul sito. Allora, un attimo solo, che lo metto subito. Allora, eccolo qui. Antonio, se no sì. È sul sito di Medicina Democratica? Sì. Allora Fabio, hai avuto l'informazione che ti serviva? Comunque metto adesso il link, un attimo che... Ecco qui.
Ecco, se lo vedete nella chat, se cliccate lì avete il documento. Grazie, ci provo. Sono Fabrizio Ricci, vuoi fare una domanda? Sono nuovo di questa riunione, anche se seguo Medicina Temporanea da anni sul vostro sito. Io mi occupo da anni di telemedicina. Volevo capire il ruolo che può averci questa telemedicina, specialmente nel collegamento fra ospedale e territorio, e anche ha dimostrato, quello che già sapevamo, una certa importanza del Covid, specialmente per il discorso delle televisite, ma anche del telemonitoraggio. Secondo me questo potrebbe essere un ruolo importante da svolgere proprio per rinforzare la medicina territoriale, anche in un'ottica di proattività del tempo. Questa è un po' la mia domanda. Anche lo scusa perché in questo momento non l'ho visto e chiedo scusa un po' di fare questo intervento senza conoscere il documento. E chiederei a Maurizio, a un medico che segue il dibattito, magari di dare la risposta. Io non sono un medico, non sono in grado di rispondere a ciò. Ci provo. O Antonio, magari tu sei più addentro. Guarda che... sì. Che non sono io Antonio, ma colgo quest'attimo di silenzio per presentarmi. Sono Antonio Madera di Bologna ed è la prima volta che partecipo e volevo dirvi che ero qui nuovo e vi ascolto con piacere. Grazie. Grazie a te. Allora, scusate, io sto andando avanti e indietro, allora, un attimo solo. Dunque, vedo che Gabriella chiede di intervenire, prego. Sì, però ci vorrebbe una risposta a Fabrizio Ricci, sì, che ha chiesto dell'uso della telemedicina, che non vede nel documento, che le sembra un elemento importante in tempo di Covid. E quindi chiedevo se c'è un medico che può essere più in grado di me di rispondere a questa sua giusta domanda. Se mi sentite, provo io. Dai. Mi sentite? Sì, Maurizio, ti sentiamo. Ho avuto un po' di problemi sia ascoltare che sono voluto parlare. No, sulla telemedicina, intanto il documento mi sembra molto buono, molto sintetico, quindi poi penso che andrà sicuramente arricchito, ma anche tenendolo in maniera sintetica poi potrà essere... L'audio è pessimo. Scusate, ma non... Così mi sentite meglio? Alza la voce, sì. Allora, scusate che arrivo, che ho qualche problemino ancora. Allora, dicevo, il documento secondo me è un buon documento, fa una buona sintesi. E chiaramente non entra nello specifico di molti punti, però quello sarà l'occasione anche a livelli territoriali poi di approfondire secondo anche le necessità del territorio. E riguardo alla medicina di base, in generale la telemedicina, io penso che il discorso vada approfondito con... Io non sono un entusiasta della telemedicina, nel senso, per come l'ho vista proposta fino adesso in regione Lombardia, nel senso che in emergenza Covid è stato proposto questo monitoraggio al domicilio dei pazienti con delle cose di base, un saturimetro, misurazione della pressione, termometro e nient'altro, con dei costi però di rilevazione con un software che dovrebbe gestire tutto questo, che mi sembra un'implementazione un po' complessa da usare, mentre questi qui sono tutti strumenti che il paziente può gestire tranquillamente al domicilio e entrare poi in contatto direttamente col medico, con l'infermiere o con qualcuno a cui fa riferimento, eliminando la complessità di una regia esterna sia ai medici che agli infermieri che ai pazienti, che dovrebbe gestire le emergenze. Secondo me non è tanto un discorso di gestire le emergenze, ma quanto di controllare
le patologie croniche, se togliamo il Covid, le patologie croniche nel tempo. Quindi io penso che io preferirei che le risorse destinate a questo tipo di complessità, ripeto, gestionale, non tanto degli strumenti di saturimetro, pressione e temperature, fossero piuttosto dedicate a favorire le visite a domicilio. Io penso che le visite a domicilio rimangono un compito importante della medicina di base, adiuvate anche dagli infermieri laddove possibile e da implementare, e che ci consentono di conoscere lo stato di salute, ma anche sociale, dei pazienti, delle famiglie, di capire dove c'è effettivamente a intervenire. Quindi io preferirei vedere sgravato molto lavoro burocratico dai medici di base, ricondurli a un lavoro più clinico, e chiaramente gli strumenti di telemedicina sono importanti, bene, non vorrei che fossero poi una scusa per allontanare il medico e l'infermiere dal domicilio per gestire semplicemente una clinica, staccandolo un po' da quello che è anche il contatto umano e sociale. Quindi penso che sia un discorso importante, ma che vada posizionato bene. Sono stato molto confuso, mi rendo conto, non l'avevo preparato, ma comunque ne parliamo. Grazie. Grazie Maurizio. Posso spiegare, sono d'accordo con lui, cioè tu non devi vedere la telemedicina come pura tecnologia, ma la devi vedere in un processo di assistenza più completo, che chiaramente ha un suo ruolo come tutte le tecnologie. Questo sono perfettamente d'accordo con lui. Mi fai parlare, quelli che hanno chiesto. E chi ha chiesto? Che ne so io? Allora deve parlare... Sì, Gabriella Liberini. Ciao. Ciao a tutti, chiamo da Brescia, mi presento anch'io brevissimamente, come si vede sono operatrice di vecchia data e ho lavorato moltissimo sul territorio e lavoro in neuropsichiatria infantile, dove ho svolto varie funzioni. Io intervengo su due cose. Una è una domanda, che è questa. Il distretto che è di nostra memoria, perché io vengo da lì. Ricordo bene cosa voleva dire l'interconnessione fra varie professionalità e la presa in carico di problematiche diverse, quindi un discorso multidisciplinare. Purtroppo ovviamente mancava una parte importante, che era a parte il finanziamento, cioè, e quindi personale, le risorse, ma sicuramente un legame più attento e pregnante con la medicina di base, cioè questo non c'era nei distretti. Per cui adesso si parla di distretti e di casa della salute, per cui la mia domanda è: i distretti sono nel vostro documento non l'ho capito, nei nostri documenti prodotti non l'ho capito, è una sovrastruttura dove si pensano delle case della salute? Uno. L'altra cosa è questa. Ho letto ovviamente tutto quello che è stato prodotto, manca sicuramente una parte importante e di interconnessione con il tema della salute mentale. Cioè non vedo molto ben sviluppato questa cosa, l'ho letto superficialmente, quindi mi dovete scusare da questo punto di vista, però ovviamente cioè, se c'è un luogo, vogliamo chiamarlo casa della salute, va benissimo, non fa parte della mia storia professionale, per cui ovviamente un luogo
che mette in interconnessione la multidisciplinarità, cioè quindi varie professionalità, e che non tenga, che tenga in considerazione l'aspetto sociale, non può mancare ovviamente il tema della salute mentale. Non esiste questa cosa, è assolutamente interconnessa col tema della salute in termini globali. E poi c'è il tema della salute dei bambini. Io sono in neuropsichiatria, per cui ovviamente è un'aberrazione nel nostro sistema, per cui la psichiatria adulti viaggia da una parte, la psichiatria infantile viaggia dall'altra, poi c'è una zona grigia che è l'adolescenza, che non si sa bene, cioè fino a 18 anni sono nostri e poi passano dall'altra parte, per cui questa interconnessione è difficilissima. Il passaggio a volte è traumatico, perché vuol dire praticamente cambiare equipe, cambiare modalità di lavoro, cambiare modalità di approccio con le famiglie, per cui ovviamente se c'è un luogo, è un luogo che accompagna la persona, le persone, dalla nascita al tramonto, insomma, no? Cioè, ci deve essere un luogo che mette assolutamente che accompagni la parabola della vita, insomma, mi viene da dire, no? Cioè, in questo senso. E quindi questo è un tema molto importante, quello degli adolescenti, perché effettivamente poi provate a pensare anche alla questione che so che Elisabeth è preparatissima su questa cosa, provate a pensare che fino alla scolarizzazione abbiamo ancora la scuola, che è un ambito comunque sociale molto importante. Dopodiché si passa a una serie di servizi che sono a sé e che si occupano praticamente della disabilità come se fosse un territorio ormai escluso dalla società, insomma, no? Cioè, per cui metterei molto in rilievo l'aspetto sanitario, psicologico e sociale, così come è nel nostro DNA come medicina democratica, e metterei in interconnessione le varie fasi della vita. Ho visto moltissima attenzione sulla cronicità, ovviamente, anche perché dal punto di vista epidemiologico noi purtroppo siamo una società che sta invecchiando tantissimo, però ci sono delle aree grigie molto impegnative, e ritorno al tema degli adolescenti. Poi c'è la questione delle donne, che è altrettanto importante, per cui, però quello l'ho in qualche modo rilevato, questa attenzione, e quindi anche al tema della maternità voluta e quella non scelta in un momento di una vita di una donna. Per cui anche questo, e la questione della maternità ha bisogno anche qui di accompagnamento, perché ricordo ai tempi che una veniva dimessa e in qualche modo qualcuno veniva a trovarti e verificava l'aspetto sanitario e sociale della questione. Ora, questa cosa qui è ancora più importante se noi pensiamo alla complessità della nostra società, dove ci sono anche approcci di genitorialità diverse e purtroppo sociali molto preminenti, insomma. Ecco,
scusate il mio intervento un po' confuso, ma molto determinato sul fatto che... Scusate, una proposta, che gli interventi non superino i 5 minuti. Chiudo, ho finito. Scusa, ma... Hai ragione, scusa. Vorrei dire una cosa, posso? Avrei forse ci ragina. Posso dire una cosa? Prima c'è Gina. Vabbè. Sì. Allora, mi sentite? Sì. Buonasera a tutti. Io sono Gina e sono un'infermiera di Massa Carrara. Allora, io mi ero iscritta a questo gruppo perché io lavoro da circa 40 anni in ospedale. E mi interessava particolarmente capire appunto sia come era, come si stava sviluppando la questione dei distretti, no? Anche alla luce di tutti i grandi cambiamenti che ci sono stati in questi anni, cioè soprattutto la questione della privatizzazione, sia il fatto che anche col Covid, l'abbiamo già detto, sono emerse tutta una serie di criticità. Ora io il documento non l'ho letto, io in questi ultimi giorni ho fatto un lavoro di inchiesta per capire, perché noi siamo la regione toscana, Coenen, appunto per capire sui nostri territori come si interpreta questa faccenda delle case della salute e dei distretti. Però io quello che voglio dire è un po', sentendo il dibattito, le mie, o come dire, ho tre o quattro osservazioni da fare di veloci, no? Cioè, allora, noi quando parliamo dei distretti e delle case della salute, dobbiamo partire da un concetto, che le case della salute sono nate principalmente, io lavoro in un project finance, in ospedale è nato un project finance, sono nate principalmente dal discorso che stanno depotenziando gli ospedali. Cioè l'ospedale deve sempre di più diventare un luogo per cure veloci, per intensità di cure. Il paziente dobbiamo tenere ricoverato 3 giorni e poi dobbiamo dimettere e deve andare sui territori. Ora, io non sono un ospedale centrica, ma io penso che bisogna ragionare sul ruolo che hanno i distretti e sul ruolo che hanno i territori. Perché se noi intendiamo un territorio che smantella gli ospedali, come vuole fare per esempio la regione toscana, io non sono molto d'accordo, cioè, perché tutti e due sono due strumenti e due ambiti estremamente importanti e noi dobbiamo sottrarre, per esempio, alla nostra regione toscana questa idea che ora gli ospedali bisogna starci il tempo necessario per fare neanche una diagnosi e poi la gente gli si dà un calcio per il culo e la si manda sui territori dove assolutamente non c'è niente. L'altra questione che sembra che non c'entri niente riguarda il discorso dei medici e riguarda anche un aspetto che non se ne parla mai, della medicina difensiva. Ora, tutta la questione che è legata alle denunce che vengono fatte al corpo sanitario, compresa a me come infermiere, che cosa, dice, cosa c'entra con le case? C'entra tantissimo, perché noi abbiamo continuamente in ospedale pazienti che arrivano e che non gli viene fatto nulla, perché ora col discorso delle denunce, il medico ti dice, ah, prima vai in ospedale e fai 500 esami strumentali, insomma, tutto quello che sapete, non ci voglio mettere... Voglio essere sintetica, e per cui non svolge quell'attività che dovrebbe essere di prendere a carico il paziente, cioè io ti prendo a carico, ti visito, capisco che cosa c'hai per branca, ti indirizzo o dall'urologo, dal chirurgo e poi ti sostengo nella mia diagnosi con l'aspetto degli esami strumentali. Io dico, questo non viene assolutamente fatto. L'altro aspetto è la questione del personale. Cioè, noi non si può pensare a distretti e case della salute dove non ci sia un personale completo che sia fatto da infermieri, OSS e medici. Queste tre figure devono essere, come dire, a livello quantitativo e qualitativo in un numero importante, se no noi non possiamo pensare al lavoro territoriale che dia determinate risposte. Perché io, che parlo con le mie colleghe, so benissimo in che condizioni lavorano. Si può mettere in piedi un ADI che è un paziente che l'ADI significa che si va a curare un paziente che ha un'astomia, viene alimentato a livello con un'unica infermiera che non c'ha neanche un OSS per girare un paziente o un OSS che non ha l'infermiera. Cioè, tutte queste cose per noi sono estremamente, cioè, noi dobbiamo, come dire, io è questo che ci avevo in testa, la sintesi del mio discorso è questo. Io vorrei capire, tanto nella mia regione, come loro hanno trasformato la domanda territoriale in quei 4 distretti che sono rimasti in piedi e con le case della salute. Vorrei capire come stanno funzionando, perché mi sembra che non funzionano molto bene. Per ultimo, volevo rispondere, io sono un'infermiera, però vorrei rispondere a quello che poneva la medicina telematica, che io non condivido,
perché oggi il paziente non viene neanche più guardato, ci manca anche la telemedicina, capito? Tra poi i pazienti non li guardiamo neanche più, cioè non c'è neanche il tempo, voglio dire, di mettergli una mano sulla pancia, perché diamo anche la telemedicina a questo lavoro, così almeno noi saltiamo completamente il fatto che parliamo con il paziente, lo guardiamo, per cui anche attraverso l'esame obiettivo, l'incontro col paziente, l'anamnesi anche documentata verbalmente col paziente, noi capiamo che cosa ha il paziente e capiamo il contesto sociale in cui è vivo. Senza questo io credo che noi si faccia un pessimo lavoro proprio di territorio e anche l'ospedale. Ho cercato di concentrare perché giustamente Tomei richiamava all'ordine, per cui io dicevo leggerò il documento con calma, le cose che sto dicendo adesso cercherò anche di mettere per iscritto in modo da portare il mio contributo, però ecco, io dico che i termini sono questi, dobbiamo capire come stanno funzionando, che tipo di visioni hanno rispetto alla questione delle assunzioni, che tipo di responsabilità si vogliono prendere, e per ultimo, scusa, parlate di sindaci, noi a Massa ci abbiamo Persiani che è di destra, cioè voglio dire, ti immagini un lavoro col sindaco Persiani, che questo chiude i teatri, chiude, cioè questo ha una politica razzista e reazionaria sui nostri territori, voglio capire come potremmo noi fare un lavoro con Persiani che comunque rappresenta il sindaco ed è una parte in carica, nel senso da un punto di vista della gestione della politica sanitaria del territorio con cui noi dovremmo far conto. Però dobbiamo far conto anche chi sono i sindaci, tipo il nostro. Adesso Fabio Tomei, prego. Vi ringrazio. Allora, mi presento un po' meglio. Io sono un ingegnere iscritto a Medicina Democratica di Novara da molti anni. Allora, da quello che ho sentito, vorrei parlare di un unico argomento. Il personale sanitario, medici e infermieri. In questa situazione di coronavirus, cosa abbiamo visto? Che c'è una situazione assolutamente insoddisfacente di quantità, di numero di medici e di numero di infermieri. Primo. Secondo, è venuto in luce l'aspetto insufficiente della preparazione tecnica dei medici. Tecnica intendo sul lato prevenzione. Allora, bisogna aprire un grande discorso con le università di medicina sulla preparazione del personale sanitario. L'attuale personale sanitario, oltre che essere insufficiente dal punto di vista quantitativo, non è sufficiente dal punto di vista qualitativo. Non hanno la preparazione per affrontare i problemi connessi all'ambiente. Quindi sostanzialmente materie scientifiche, fisica, chimica, capito? Biologia, no, biologia penso siamo a posto, ma fisica, chimica, matematica. Cioè voglio dire, noi puntiamo adesso giustamente sulla prevenzione, ma il personale che deve poi operare non ha la preparazione sufficiente. Questo dobbiamo renderci conto. Io ne ho conosciuti quantità di medici e infermieri, sono bravissimi nel curare le persone, per l'amor del cielo, ma dal punto di vista prevenzione è un campo vergine, cioè, quindi voglio dire, questo è estremamente importante, non è l'unico argomento, però voglio dire, se non abbiamo personale adeguato in campo sanitario non so come riusciremo a far fronte ai problemi. Ho terminato, grazie. Ah, ultima cosa, pregherei di regolare in modo più ragionevole, più efficiente la discussione, perché se ognuno ha un massimo di 5 minuti parlano in tanti, ma se uno parla mezz'ora toglie lo spazio agli altri 5. Scusate, ma ho dovuto dire. Grazie. Prego. Adesso Silvana, prego. Ok. No, io sono d'accordo sulla parte, mi concentro sul documento, sulla parte del documento così come è stato riferito, come è stato prodotto e riferito, con una richiesta di verificare se tutti gli elementi proposti, mi sentite? Per tutti gli elementi proposti dalla Chiara e dal gruppo
da un altro medico che aveva, un medico di Firenze, che avevano, mi sembrava molto puntuale il, molto, mi sembravano molto puntuali il loro, le loro osservazioni, molto interessanti, molto importanti. Quindi proverei adesso, siccome io non l'ho riletto quel documento lì, magari ci sono dentro tutti, quindi mi scuso se sono già stati ripresi tutti. Volevo concentrare, e quindi quella è una struttura che mi sembra molto interessante come primo momento di lavoro sul, sulle cose che dobbiamo dirci e da cui partire per rilanciare poi il lavoro. Volevo concentrarmi su quello che Elisabeth diceva, che cosa facciamo rispetto all'autunno per una, nel caso di una nuova pandemia, perché secondo me l'autunno è là da venire, però è anche domani mattina, se teniamo conto che siamo a metà luglio, eccetera, eccetera. Io non so voi che state partecipando, ma noi nella nostra zona non c'è pronto niente. Anzi, io ho sentito una persona che lavora in ospedale, mi diceva che a Lodi, che pure è il centro, è stato uno dei centri grossi del Covid, non sono poi tanto pronti, almeno al pronto soccorso di Lodi si dice non si è tanto pronti per una nuova ondata. E quindi questa roba non va sottovalutata, noi dobbiamo assolutamente fissarci una serie di elementi la chiamo proposta, la chiamo elementi di richiesta. E, ad esempio, noi dobbiamo assolutamente per l'autunno assicurarci che ci siano dei protocolli e soprattutto che ci siano le condizioni perché questi protocolli vengano messi in atto, i protocolli di sicurezza sui posti di lavoro, e qui non partiamo da zero perché c'è già un lavoro fatto, però non basta fare il protocollo, bisogna che noi pensiamo a come attiviamo gli elementi di controllo perché quel protocollo sui posti di lavoro venga messo in atto. Dobbiamo porci le domande: chi sono gli enti deputati a fare i controlli, e quindi noi come esercitiamo questo diritto di controllo come cittadini e cittadine. Lo stesso nei presidi sociosanitari, dopo quello che è successo nell'RSA, nei centri per disabili, ma dobbiamo prestare attenzione anche alle comunità di accoglienza delle fragilità sociali, dei tossicodipendenti e delle persone migranti. Noi nell'Odigiano abbiamo un coordinamento e molto spesso chi è responsabile o referente delle comunità di accoglienza ci dice della solitudine con cui hanno affrontato questa tematica, e quindi anche da questo punto di vista noi dobbiamo fare in modo che ci siano dei protocolli e che questi vengano messi in atto correttamente. L'altra questione è che in autunno devono esserci pronti i poli di accoglienza delle persone ammalate. Non possiamo più pensare che tutti si vada in ospedale, come è già successo, creando il casino, ma che ci siano dei poli territoriali dove le persone possono essere inviate se devono fare la quarantena, eccetera, eccetera. E quindi da questo punto di vista. E l'altra questione è che ci siano i posti letto, le terapie intensive e subintensive. Dico questa cosa supportata dal fatto che nel decreto rilancio sono previsti tanti soldi, per l'assunzione di infermieri, per l'attivazione delle USCA, per l'attivazione dei posti di terapia intensiva e subintensiva e per la ristrutturazione dei pronti soccorsi, per fare in modo che il pronto soccorso non sia solo unico, ma che ci siano due accessi separati, due pronto soccorsi separati. Ecco, questa roba qua c'è nel decreto rilancio, e quindi noi dobbiamo concentrare questa roba e fare in modo che da subito possiamo uscire con, fatta meglio da come l'ho detta io oggi per la fretta di stare dentro nei 5 minuti, però ecco, dobbiamo ragionare su questa roba e provare
a lanciare questa roba sul livello nazionale. Ho finito. Mi scuso se avevo anticipato prima, 7:15, devo andare poi recupero la registrazione. Adesso non c'è nessuno in lista. Se non so se vuoi, Elisabeth. Posso io? Prego, prego. No, se Elisabetta voleva parlare, però aspetto. No, prego, prego. Allora, io velocissimo, e se qualcuno mi lancia un segnale al quarto minuto, lo ringrazio. Va bene. Allora, telemedicina. Io faccio il dentista e con le nuove linee guida nel triage c'è il triage da remoto e devo dire ne ho trovato un beneficio enorme. E per me la telemedicina ha una sua funzione se è già spalmata sul territorio la medicina territoriale, perché può snellire il lavoro del territorio e può agevolarlo laddove nella medicina territoriale è presente un team multidisciplinare. A quel punto posso apprezzare il ragionamento della telemedicina come controllo, come monitoraggio, perché è vero, poi alla fine si perde anche il contatto fisico, umano col paziente. E mentre sulla medicina territoriale, anche se io nutro grossissimi dubbi che verrà attuata al più presto, anche perché noi abbiamo, io almeno ho due evidenze. Ho la Toscana che, a detta dei toscani stessi, ha una brutta legge sulle case della salute o equivalenti, però c'ha queste belle esperienze della Casa della Salute delle Piagge a Firenze e un'altra, due case della salute fatte molto bene che stanno riscuotendo gran successo. Poi abbiamo l'Emilia Romagna che ha un'ottima legge, ve lo posso dire io, regionale, sulle case della salute, ma che è completamente disapplicata nella loro costruzione e impostazione, per cui è una legge resa inefficace di fatto. E questo apre il ragionamento sul fatto, sulle autonomie regionali e sui poteri che hanno le regioni di lavorare in maniera differente fra loro, e che invece ci vorrebbe un po' di uniformità, perché sennò poi come si fa a collegare tutto partendo già dal numero di iscrizioni alla laurea in medicina e chirurgia. Grazie Paolo Bonfanti, allora do la parola a Amedeo Capelli. Perfetto, grazie, spero che mi sentiate. Bene, bene. Ma io... C'è una sovrapposizione, un attimo. Questa cosa che con tutto i commenti che ci sono stati, che io stesso ho avuto... Un attimo che non capisco cosa diavolo sta succedendo. Ok, ecco, va bene. E quindi serve questa, secondo me serve un'azione sull'andare contro le autonomie regionali, dove qui in Emilia Bonaccini sta spingendo terribilmente. E l'ultima cosa che, sì, poi rispetto alle iscrizioni, al di là, io sono contro gli imbuti formativi, mi batterò perché vengano eliminati dopo la laurea, ma sono assolutamente anche contro il numero chiuso, perché io ho quasi 60 anni, diciamocelo, le eccellenze in medicina che abbiamo vengono da tanta gente che è diventata brava quando non c'era il numero chiuso, e quindi io lo ripristinerei il fatto che non ci sia il numero chiuso. Concludo con... Si riuscirà a fare tutto ciò? Allora, io non lo so, però i segnali che stiamo avendo qui in Emilia, a Bologna soprattutto, sono molto negativi, anche perché, per esempio, a Bologna, su 4 grossi ospedali, 3 sono praticamente fermi, sono solo linea Covid praticamente, e stanno gestendo tutti i pazienti sulle cliniche private, dove i pazienti li mandano come pazienti del Servizio Sanitario Nazionale, cioè con la cartella clinica dell'ospedale. Non c'è l'accettazione da parte della clinica privata. Quindi proprio una formula fatta proprio per scavalcare
il limite del finanziamento alle strutture di diritto privato. E quindi c'è un disperdere di risorse economiche che secondo me pagheremo dopo, quando ci troveremo a fare dei tagli e a non curare le patologie normali e la quotidianità, diciamo, no? E quindi stanno spendendo veramente tantissimi soldi in questa cosa, quindi non so quante risorse economiche ci rimarranno per fare tutto questo. Noi parliamo dei soldi che stanno stanziando, ma non ne vedremo una lira, secondo me, su questo. Ma la mia è una visione pessimistica, me ne rendo conto e spero tanto di sbagliare. Grazie. Grazie. E niente, chi vuole intervenire? Non c'è nessuno in coda. No, io condivido l'intervento che è stato fatto adesso, è molto calzante, perché anche da noi funziona così. Cioè loro stanno facendo tutta una serie di, un po' si potrebbe dire la famosa frase della rana bollita, no? Cioè loro stanno facendo tutta una procedura, un po' a Bologna noi non li mandiamo nelle cliniche, però noi abbiamo fatto accordi con le cliniche private, per cui noi paghiamo un tot di interventi nelle cliniche private, perché abbiamo trasformato tutti i nostri ospedali in Covid, e per cui di questi ospedali sono rimasti Covid, non si capisce, lo bisognerà sentire la regione cosa vuole fare la regione con questi Covid, e in sintesi questi sono soldi e finanziamenti, come stava dicendo l'intervento che mi ha preceduto, che stanno andando effettivamente a privato. Non si bisogna capirla. Io proprio condivido quello che diceva prima quello che ha parlato. Antonio. Grazie. Niente, non c'è nessuno in lista, se qualcuno vuole intervenire. Andrea. No, volevo fare una considerazione, diciamo, di carattere operativo, perché mi sembra che sia necessario inquadrare il lavoro secondo determinati obiettivi. Cioè la presentazione del documento fatta da Elisabeth attiene ad un'attività che è legata al lavoro di questo gruppo, che consiste nella definizione di obiettivi e di condizioni di salute da comporre dentro alla proposta di legge di iniziativa popolare a cui stiamo lavorando tutti come coordinamento nazionale. E ovviamente questo è un lavoro importantissimo ed è, diciamo, la dimensione generale di un'azione per l'affermazione del diritto alla salute, perché è chiaro che il diritto alla salute non si può realizzare regione per regione con tutte le differenze e le assurdità che ci sono oggi, ma è assolutamente indispensabile ripristinare i valori e i contenuti della riforma del 78, recuperare tutti i disastri che sono stati fatti successivamente. Quindi questo è, diciamo, l'obiettivo generale, il quadro generale di riferimento nel quale collochiamo tutta l'attività, compresa anche ovviamente la questione delle case della salute. D'altro canto però esiste una situazione di fatto che, per esempio, nel tema di questo gruppo di lavoro la ritroviamo sul discorso di che facciamo quest'autunno. No, perché ovviamente il che facciamo quest'autunno, tra l'altro, non può essere una questione che riguarda solo la medicina territoriale, ma riguarda in generale le condizioni di tutela dello stato di salute e delle condizioni di sanità esistenti. Quindi anche questo tema andrebbe indicato dal punto di vista progettuale, operativo. D'altro canto, torniamo alla questione specifica delle case della salute.
anche qua il problema, oltre a vederlo a dimensione nazionale, va necessariamente visto a livello regionale e poi va visto a livello territoriale. Io sono di Lodi, regione Lombardia, le case della salute non ci sono, c'è una brutta copia puramente formale che è costituita da due sigle vuote che sono i PREST, i presidi sociosanitari territoriali e gli ospedali di territorio, che sono letteralmente delle cose scritte sulla carta e assolutamente non realizzabili. Non realizzate. Nel nostro distretto c'è soltanto il progetto di un ospedale di territorio e il PREST è indicato come cose che si faranno. Cioè, quindi praticamente quello che potrebbe assomigliare vagamente alle case della salute da noi proprio non esiste nel nostro territorio e credo che questa sia la situazione generale di tutta la Lombardia. Quindi è ovvio che noi non possiamo a livello territoriale impegnarci esclusivamente, e comunque va fatto, rispetto alla proposta di legge iniziativa popolare generale, ma è anche necessario intervenire concretamente in questi ambiti, anche perché per esempio i finanziamenti degli ultimi decreti prevedono assunzioni di personale di infermieri di territorio, infermieri territoriali, ma che collocazione hanno se non esiste nessun ambito operativo, nessuna possibilità di connessione con i medici di medicina generale, eccetera. Quindi noi dobbiamo costruire una rivendicazione, quello che stiamo facendo, che prima di porre il problema delle case della salute ponga il problema dell'utilizzo di quelle brutte copie della casa della salute almeno per realizzare un minimo di connessione tra i medici di medicina generale e le condizioni, tra l'altro particolarmente rispetto a un'eventuale ripresa del Covid quest'autunno. Quindi è necessario costruire, noi ci stiamo lavorando, stiamo costruendo una piattaforma territoriale che per l'appunto è così articolata. Ripristinare il sistema sanitario così com'era prima del Covid, perché noi siamo ancora esattamente in quella condizione. Abbiamo gli ospedali che sono stati svuotati per portare tutto all'ospedale di Lodi e tutto nell'ospedale di Lodi rimane lì. Non solo, ma un'attività specifica dell'ospedale di Lodi che è stata, per così dire, resa secondaria per impegnarlo completamente sulla questione Covid-19, è bloccata. Cioè, siamo alla follia. Cioè, abbiamo due ospedali svuotati, no? e l'unico ospedale impegnato non è a pieno ritmo, quindi le necessità normali, le necessità sanitarie normali sono totalmente disattese e trasferite all'attività privata in sostanza. Quindi questa cosa noi la poniamo come questione prioritaria. Poi ovviamente poniamo il problema di quel che succede in autunno e infine il problema della strutturazione del sistema a livello territoriale. Ovviamente lo possiamo fare a livello di distretto, di ASST, che sono le vecchie ASL, ma automaticamente si pone il problema della dimensione regionale, quindi bisogna costruire necessariamente una capacità rivendicativa anche a quel livello. Tra l'altro ho sentito che tra i partecipanti ci sono persone dell'Emilia e in Emilia appunto è avviato un lavoro per la definizione e la costruzione di una piattaforma territoriale che ovviamente comprenderà anche il problema che è stato segnalato prima dell'esistenza di una legge splendida per quanto riguarda le case della salute e della sua non applicazione concreta, insomma. Quindi per esempio mi pare che proprio domani c'è il gruppo di lavoro territoriale per la sanità nella regione Emilia-Romagna, sarebbe bene che i partecipanti a questo gruppo dell'Emilia si colleghino perché ovviamente
bisogna costruire anche degli elementi rivendicativi dell'azione di pressione per realizzare queste cose. Cioè, secondo me, per l'appunto, noi dobbiamo operare a dimensione generale, proposte di legge di iniziativa popolare, eventualmente il referendum di cui si sta discutendo anche, e poi vedere la possibilità di lavorare a livello territoriale e di lavorare a livello regionale. Anche perché la percezione chiara che il sistema è fallito completamente di fronte al Covid deve essere, ed è una percezione di massa, deve essere orientata a produrre delle azioni concrete nell'immediato, sulle condizioni immediate e in prospettiva sulla riforma, sia dal punto di vista della dimensione generale, della conoscenza e della comprensione della necessità di riforma generale, sia dal punto di vista delle azioni regionali. Perché se riusciamo a costruire un processo di questo genere, possiamo certamente fare dei passi avanti. Altrimenti il rischio è che nel concreto viene svuotato anche quello che c'è già, anche quello che c'è e che non va bene, che non è adeguato, ma viene svuotato. Prima sentivo parlare, mi pare sempre dell'Emilia, di ospedali che rischiano di essere completamente chiusi, e bisogna tener conto, per l'appunto, che una delle logiche è quella di centralizzare tutte le risorse sugli hub e gli ospedali periferici, che si è visto, insomma. Ovvero ci pensa la salute privata, o meglio la sanità privata, che non si tratta di salute, i privati fanno solo commercio di risoluzione dei danni e basta, commercio di cure, vendite di cure e basta. Quindi niente, sottolineo questo aspetto, insomma, cioè è fondamentale il lavoro del gruppo per quanto riguarda la proposta di legge nazionale, bisogna cercare di sviluppare anche delle azioni concrete sulle realtà immediate. E d'altra parte fare un lavoro sul ritorno del Covid quest'autunno impone necessariamente di toccare anche questi aspetti. Invito ancora, sollecito ancora i partecipanti delle altre regioni, in particolare dell'Emilia, di partecipare al lavoro che si sta già facendo in Emilia. Ne parlo così perché anche noi di Lodi siamo costretti a partecipare al lavoro dell'Emilia, perché c'è una casa, un RSA emiliana, che ospita praticamente al 90% persone del nostro territorio, dell'Odigiano. Quindi sulla questione dell'RSA dobbiamo per forza interagire con la piattaforma regionale che stanno preparando gli emiliani. Ho finito. Grazie. Posso intervenire? Prego, prego. No, sono Aldo Gazzetti. Io non ho partecipato saltuariamente ai lavori di questo gruppo. Invece avevo partecipato a quello dell'RSA. Cioè, mi sembra che parlare di territorio senza osservare i tipi delle, cioè i bisogni della popolazione, e su questi poi strutturare l'organizzazione è fondamentale, perché sennò diventa ancora una volta la casa della salute, il distretto, e poi magari ci dimentichiamo che c'è una nuova struttura prevista anche dalla legge che dobbiamo, come dire, perlomeno in Lombardia non c'è, è stata annunciata, ma non c'è, che sono le degenze di comunità che dovrebbero coprire quel ponte tra ospedali, tra dimissioni dell'ospedale e domicilio. Per cui, in primo luogo, magari sentire le esperienze delle altre regioni sugli ospedali di comunità, che dovrebbero appunto essere organici nel territorio. L'altro, come dire così, osservazione, basandomi un po' sui vari webinar che sono, come dire, quotidiani da tutte le parti, i medici di base stanno discutendo, come dire, della loro organizzazione.
e in Lombardia hanno scelto una forma di organizzazione che coinvolge la metà dei, dei medici di base, che è la cooperativa che vuole svolgere in certi casi addirittura la funzione di distretto e di continuità assistenziale e quant'altro. Per cui i medici non sono più i medici individuali di una volta, ma ben la metà in Lombardia e anche da altre parti si stanno costituendo con organizzazione autonome. E non a caso il presidente dell'Ordine dei Medici, no, ha detto che in fondo il distretto è inutile, non occorre il distretto, perché tutte le funzioni potrebbero essere svolte da queste nuove istituzioni che lui chiama microteam e via discorrendo. Ovviamente un'organizzazione pluriprofessionale che tende a svolgere una funzione privata con dei compiti assegnateli dalla regione. Se voi guardate, è lo stesso meccanismo della presa in carico dei cronici. Avevo in mente qualcosa, cioè in altri termini, no, a me vanno bene tutti i contenuti del documento, ma mi sembrano, come dire, una fotografia del non del passato, ma di non aggiornata al quadro diciamo attuale. E così, ecco la terza cosa che mi stavo dimenticando, possiamo buttare la telemedicina, buttiamo l'acqua sporca con il bambino, cioè nel senso che la telemedicina può essere un'utilità controllata dal pubblico o gliela lasciamo alla Sant'Agostino che oggigiorno fanno le visite, le televisite, oppure non sapere che alla Regione Piemonte hanno parificato le visite in telemedicina dei privati a quelle fatte di persona. Ecco che allora se si vogliono fare delle proposte e si devono fare delle proposte e delle leggi, bisogna tenere conto che altri si stanno muovendo e soprattutto non si può ignorare i problemi. Scusate la mia partecipazione saltuaria, perché tra l'altro un altro webinar da un'altra parte. Va bene, grazie. Dunque, Antonio Madera, prego. Sì, io ho due puntualizzazioni velocissime sul ragionamento che faceva Andrea, che era molto bello. La prima, iperveloce. A Bologna non stanno chiudendo ospedali, li stanno trasformando totalmente in IRCS, o stanno trasformando il Sant'Orsola, che è uno degli ospedali più grossi, quello universitario, in IRCS, e questo con l'entrata di fondazioni e roba del genere. E la seconda, sembrano un po' come, avete presente quando ci fu il terremoto, no? Lo scandalo della telefonata notturna del c'è stato il terremoto, abbiamo gli appalti da sfruttare, eccetera. Stanno facendo un'operazione del genere per privatizzare, praticamente. La seconda è sull'infermiere, l'infermiere di famiglia, se non sbaglio, l'hanno chiamato e l'hanno definito. A mio avviso, una mia personalissima opinione, che viene un po' dallo studio che ho fatto sulla rimodulazione del servizio emergenza-urgenza del 118 qui in Emilia, è che il loro scopo è quello di avere dei quasi medici pagati allo stipendio di infermieri. Secondo me il loro scopo è quello, e questo porta a due conseguenze fondamentali: il primo, che fanno i furbi, e il secondo, che espongono i poveri infermieri che lì sì alla medicina legale, perché praticamente se non si dà la deroga alla prerogativa di diagnosi, questi poveretti di infermieri si ritrovano con lo stipendio da infermiere ha delle responsabilità che sono quasi responsabilità dei medici,
perché ha voglia di dire che c'hanno i protocolli validati dalla commissione scientifica che valida i protocolli, ma e poi la percezione della persona sul paziente o sul cittadino, no? E la percezione soggettiva non può rientrare in nessun protocollo, i quali protocolli loro li hanno come mansioni, per cui se non li applicano perché non vogliono rischiare di fare esercizio abusivo della professione, disattendono le mansioni del loro contratto di lavoro. Quindi si ritrovano fra incudine e martello in una posizione giuridica pazzesca. Per cui il ragionamento che faceva Andrea sugli obiettivi, che è un ragionamento giusto, un obiettivo grossissimo che si dovrebbe avere era capire e cercare di farsi dire in maniera chiara: ma questi infermieri di famiglia come li vuoi far funzionare? Con che mansioni? Con che tutele giuridiche? Con che salario, visto le responsabilità che hanno? Grazie. Grazie. Niente, non posso, ho... Posso intervenire? Prego, prego. Sì, io credo che noi abbiamo non poche difficoltà, perché da un lato dobbiamo avere un'idea di carattere generale e quindi nel percorso che si sta facendo come coordinamento nazionale, è stato detto anche prima, c'è il discorso di cercare di modificare sostanzialmente le varie controriforme che sono state fatte in questi ultimi anni. Dopo la riforma sanitaria è stata fatta la riforma sanitaria, dopo è stata dichiarata quasi subito che non andava più bene e quindi si è andati assolutamente in un'altra direzione, e quindi questo è qualcosa che noi cerchiamo di fare, ma naturalmente contemporaneamente noi abbiamo delle cose urgenti che ci interpellano subito e ci dicono che dobbiamo intervenire da subito. Tra l'altro, sulla questione generale, lo dico solo così per informazione, noi siamo andati il 4 luglio davanti al Ministero della Salute a Roma nella speranza di essere ricevuti e di poter capire, cioè, qual è l'intenzione del Ministero rispetto anche ai vari finanziamenti che dovrebbero arrivare, almeno si dice, non so se poi nella realtà questo è vero, e che intenzioni c'è, qual è il programma che a livello nazionale si intende portare avanti. Non siamo stati ricevuti, credo poi abbiamo richiesto ancora di essere ricevuti quando loro sono disponibili, ma credo che la sostanza è che il Ministero della Salute non sa da che parte cominciare. No. E quindi ci troviamo anche in questa situazione, che le cose sono nelle mani delle regioni e ogni regione fa quello che ritiene opportuno in un determinato momento, senza sapere dove va e perché. E quindi chiaramente questo è un dato di fatto molto pesante. Allora, noi però abbiamo delle urgenze. E sicuramente una delle urgenze che è venuta fuori già in questo gruppo e che è venuto fuori anche in quello del gruppo della RSA delle persone malate croniche non autosufficienti è di vedere che cosa fare di fronte alla cosiddetta eventuale ondata di ritorno del Covid, no? E quindi su questo io mi riferei anche a una proposta che è venuta fuori in un altro gruppo sollecitato da ATTAC, che è quello di dire, anche qui, una cosa che diceva Andrea Piani prima, torniamo sul territorio, andiamo a parlare con le persone e cerchiamo di recuperare delle rivendicazioni di carattere immediato, cercando di avere, come dire, anche delle idee lontane, ti dico oggi appaiono lontane perché evidentemente
ci vuole qualcuno che sia in grado poi di portarle avanti conseguentemente, come quello che stiamo dicendo oggi, la Casa della Salute, la medicina di territorio, ma anche qui, chi è che sa che cos'è e che cosa vuol dire? No? Adesso noi abbiamo una storia e abbiamo lavorato negli anni passati, tanto che siamo stati anche in grado di fare una proposta di legge sulla Casa della Salute 2006-2007, lavorando in questo caso con la CGIL e con alcune altre persone che la casa in Toscana, che la Casa della Salute, poi hanno fatto degli esempi di realizzazione della Casa della Salute, non solo, ma abbiamo visto la realizzazione di Casa della Salute, siamo andati sul posto in Belgio e in Spagna per vedere come questa cosa venisse realizzata. Però oggi possiamo solo dire cosa potrebbe essere, perché nella realtà non c'è poi nessun elemento concreto che ci porti in quella direzione. E l'elemento concreto è questo, che è quello di ritornare sui territori e di vedere come costruiamo, quali sono i bisogni immediati e realizzare questi bisogni immediati con un'idea di fondo. E quindi forse la cosa che veniva detta prima, e cioè quella della cosiddetta probabile ondata di ritorno, ci sollecita a dire che cosa facciamo rispetto alle cose che sono state definite e che però sono state realizzate assolutamente poco e male, come l'infermiere di famiglia che non c'è, come le USCA che ci sono in parte e poi in determinate situazioni, e che rapporto c'è con i medici di medicina generale, considerando che anche gli ospedali sono di fatto in via di smantellamento, sono stati in via di smantellamento, ma non sono in via di ricostruzione, perché noi abbiamo in Italia abbiamo i posti letto che sono la metà di quelli in ospedale, la metà di quelli della Francia e un terzo di quelli della Germania. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quello che resta sono le terapie intensive. Cosa vuol dire? Che gli ospedali appena possono mandano fuori le persone senza avere poi un'idea di dove queste persone vanno a finire. E quindi conseguentemente questa è una cosa che noi dobbiamo cercare di affrontare. Dico e chiudo. Cioè questo modo di affrontarlo lo dobbiamo tornare a fare con la popolazione. Quali sono i bisogni che la popolazione ha? Cosa dobbiamo rivendicare? E costruiamo la rivendicazione e cerchiamo di realizzarla sul territorio. Naturalmente, come ripeto, senza dimenticare il livello regionale, che se poi prendiamo il nostro, dico il nostro, il mio, che è quello della Lombardia, è assolutamente un disastro. E quindi direi, andiamo sul territorio, vediamo come fare e al tempo stesso ragioniamo anche come dobbiamo smontare il discorso fondamentale della Regione Lombardia, ma che ho capito che anche altri stanno portando avanti, che è quello di dire concentriamo tutto negli ospedali, nel famoso hub, e per il resto si vada nelle cliniche private. E questo sarebbe la nuova sanità, che è la sanità dell'affare e non certo la sanità per raggiungere la salute. Grazie. Vedo che c'è Maurizio con una mano alzata, non so se vuole intervenire o... Sì, volentieri, sì. Prego. Non si sente niente. Non si sente. Devi... Adesso? Sì, ok. Adesso sì. Allora, volevo aggiungere due cose. Uno, mi sembra che nel documento, a differenza di quello che dice Aldo Gazzetti, si parta comunque da una ricognizione dei bisogni che è indispensabile per fare la programmazione. Programmazione che è il ruolo dei distretti.
perché, come dice Aldo giustamente, ci sono i medici, soprattutto quelli lombardi, che si stanno organizzando in micro team, in cooperative, per gestire tutto praticamente, e l'unico modo per contrastare questa privatizzazione... Maurizio, parla più forte! Fino a qui mi avete sentito? Sì. Allora, dicevo, l'unico modo per contrastare questa organizzazione dei medici di base in cooperative, che è poi una specie di privatizzazione della sanità, è quello di ridare ai distretti un ruolo di programmazione. Un ruolo di programmazione deve partire da una ricognizione dei bisogni, ovviamente, della popolazione. Questo mi sembra che nel documento sia scritto abbastanza bene. La declinazione del distretto è la casa della salute. La casa della salute è il posto in cui recuperare, intanto, come dire, il lavoro di gruppo tra figure diverse, tra medici, infermieri, assistenti sociali, tutti quelli che noi abbiamo in mente, ma anche gli specialisti, perché è l'unico sentiero che ci consente di recuperare e di ragionare in termini di appropriatezza, che è quello che il privato non può fare. Allora, se noi vogliamo contrastare in qualche modo il privato, dobbiamo rimettere insieme una medicina di territorio di qualità in cui medici di base e specialisti sono, come dire, sono concordi nelle cose da fare, perché oggi non è così. Oggi il medico di base pensa una cosa mediamente e lo specialista ne pensa un'altra, c'è un conflitto di interesse e il privato su queste cose ci mangia 10 volte, cioè non è una partita ad armi pari. Noi siamo stati in Spagna a vedere la casa della salute, ci sono in Portogallo, abbiamo visto in Belgio, ma lì il privato non c'era. Le case, noi possiamo fare tutte le case della salute che vogliamo, ma questi ci sbranano. C'è un'offensiva su quello che sono le prestazioni, che noi non riusciamo a arginare se non lavorando, facendo squadra tra, che è un termine che io detesto, ma facendo gruppo tra specialisti, infermieri, medici di base, e ridare una dignità al territorio, ripigliare in carico le persone veramente. Questa è l'unica cosa che possiamo fare. Non è inseguire con la telemedicina, perché lo fanno gli altri, lo facciamo anche noi. Non è questa la strada, secondo me. La telemedicina è un ambito importante, va confinato dove va confinato. Noi dobbiamo recuperare la fiducia, come dire, la fiducia delle persone che noi seguiamo tutti i santi giorni. Grazie. E poi l'altra cosa che dobbiamo fare per dare ancora maggior credito è ripigliare in mano il discorso di una ricerca che si faccia sul territorio, non delegata agli ospedali e alle case farmaceutiche. Noi dobbiamo ricominciare a fare ricerca dal basso, su come stanno le persone, su quali sono le proposte diagnostiche, terapeutiche, ma nelle persone dal vivo, non chiuse nei set di ricerca. Grazie. Grazie. C'è qualcuno che vuole intervenire? Nessuno? Prego. Non so, non, prego. Non voglio fare le conclusioni, però direi che una cosa mi sento di dire, cioè, e sostengo Maurizio, ci vuole assolutamente una programmazione, perché il contrario della privatizzazione sta anche nella programmazione. E quindi quest'idea del distretto che dobbiamo ancora mettere bene a fuoco, quindi forse ci vorrà un seminario in autunno per riconfrontare un po' queste idee, forse per aggiornarle. Quello che volevo dire di un intervento che ha fatto prima uno dei primi, la Gabriella Gabri, come vedo io è che sono in sofferenza. Allora, la casa della salute o non esiste o è parziale o distorta, il distretto è svanito, ci sono altri servizi territoriali in sofferenza
che io metterei dentro la medicina di territorio e che li coordinerei tra di loro. Perché dico, i consultori familiari si sono ridotti ambulatori, allora quando noi diciamo medicina di territorio vicino ai bisogni delle persone e risponde alle domande dei bisogni, vedo che anche il consultorio si deve riprogrammare. Se io penso alla salute mentale, l'ha descritto Gabri, è tutta da riprogettare in chiave proprio di risposta ai bisogni coordinati e anche un desiderio di partecipazione e di programmazione. Quindi per me questo territorio non può essere tutto dentro alle case della salute, no, però i consultori, la salute mentale, la medicina, cioè il servizio di assistenza domiciliare agli anziani devono essere rivivificati, cioè riprendere un'ampiezza che hanno perso comprimendosi sempre sul modello ospedaliero. Quindi io questa cosa la vedo in questo modo, se può chiarire. E l'altra cosa è che magari un gruppetto adesso ci mettiamo con dei saperi che io personalmente non ho, però ne sento l'esigenza di dire le linee per far fronte alla seconda ondata, se mai ci sarà. Credo che uno scritto quest'estate noi dovremmo ancora metterlo proprio giù, insomma, perché ne parliamo, sembra che lo sappiamo, però finché non c'è proprio delle cose ben scritte da seguire, forse non siamo ancora arrivati a capo della questione. Ecco, mi fermo qua. C'è qualcun altro che vuole intervenire? No. Possiamo chiudere? Sì. Vabbè, non volevo concludere, però forse qualche elemento in più per, diciamo, delle consegne nel prossimo futuro, credo che gli abbiamo dato. Forse poi bisognerà rinviare la documentazione all'elenco dei partecipanti, non solo a oggi, ma anche a quelle sedute precedenti. E niente, andiamo avanti a lavorare. Maurizio, tu che sei in vacanza, è bello averti qui. È bello averti qui anche in vacanza. La riunione plenaria. Ecco, ricordiamo la seduta plenaria che sarà venerdì 20. Scusate, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Prego. No, mi riferisco agli ospedali che sono stati chiusi in questi anni, no? Piccoli ospedali di comunità, diciamo così. E adesso a settembre noi andiamo alle elezioni di molte amministrazioni comunali, no? Molte volte quando si fa la campagna elettorale cosa succede? Succede che i sindaci si disinteressano totalmente della questione sanità, come se fosse una questione, no, del regionale se va male, del nazionale se va bene. Insomma. Mentre invece i sindaci sono stati i primi, secondo me, responsabili del fatto che sono stati depauperati i loro territori, di questa medicina di territorio, no? Sono stati depauperati e non hanno detto nulla, sostanzialmente avvallando la questione. Non solo, ma sono stati anche depauperati del loro ruolo di garanzia, perché quando la ASL è diventata mega ASL, si è allontanata, i centri decisionali si sono allontanati dal territorio e quindi anche i sindaci che rappresentano poi i bisogni dei cittadini in realtà sono stati defraudati, ma conniventi, diciamo così, delle loro responsabilità. Questo perché lo dico? Perché a settembre in molti territori si va
alle elezioni e i sindaci faranno la stessa cosa che hanno fatto sempre, cioè non parleranno di sanità, no? Non parleranno di sanità, cosa gravissima nella situazione data, perché pensiamo alle RSA che sono luoghi chiusi e che dovrebbero invece essere aperti, no? E chi li deve aprire è proprio il sindaco, insomma, secondo me. Ecco, allora, questo per dire che cosa? Per dire che una delle richieste, secondo me, fondamentali che dovranno essere fatte in questa campagna elettorale è proprio riempire di contenuti la medicina di territorio, cioè ridare vita a quegli ospedali che sono stati sostanzialmente abbandonati, ridotti a nulla. Ecco, quindi c'è un'urgenza, secondo me, nella questione della medicina del territorio. C'è un'urgenza perché appunto i sindaci sarebbero come dire, potenziali alleati se fossero veramente sindaci, ecco, cioè che rappresentassero i bisogni. Si parlava prima di una medicina del territorio collegata ai bisogni dei cittadini, ma i sindaci non riconoscono i bisogni dei cittadini e si presentano alla campagna elettorale facendo finta di nulla. La domanda è, invece, andrebbero richiamati alla concretezza, a dare vita a quegli ospedali piccoli che hanno lasciato incautamente fossero chiusi con le conseguenze che poi vediamo. Quindi ecco, volevo dire, c'è un'urgenza su questa cosa qui, no? La questione della salute mentale, consultori, la medicina scolastica, tutte questioni che vanno perlomeno elencate di quello che dovrebbero trovarsi in un piccolo ospedale di un comune. Io vengo da Camaiore, per esempio, l'ospedale di Camaiore. Camaiore, fra l'altro, è una cittadina con molte frazioni. Anche il decentramento nelle frazioni della medicina, no? Dell'assistenza, sarebbe una delle, però vanno riempiti di contenuti perché bisogna chiamare allo scoperto i sindaci nelle loro campagne elettorali, molte volte vuote sulla questione fondamentale della sanità. Ecco, solo questo, ecco, volevo dire, perché a settembre, a fine settembre, ci saranno le elezioni. Quindi non possiamo lasciarci che queste elezioni non parlino di sanità di territorio, secondo me. Chiedo scusa, bravissimo Alberto su questa cosa, sono concordo, chiedo scusa per l'intromissione, ma mi hai sciolto il cuore. Il ruolo di garanzia del sindaco sui suoi cittadini è una cosa potentissima da stimolare. Sei stato molto bravo a dire questa cosa, è la prima volta che la sento. Grazie. Tutti i sindaci, perché poi c'è quello cattivo, no? Uso una brutta parola, insomma, lo stronzo, che contro cui è facile votare contro, no? Poi ci sono i sindaci che, insomma, se la giocano, tutti del PD poi alla fine, no? E fanno finta di nulla, come se loro non fossero responsabili di quello che è successo, perché hanno lasciato che il territorio venisse abbandonato, no? Questo, loro vanno chiamati alle loro responsabilità. Certo, questo si può già fare. Poi però dovremmo anche dire, guarda, quell'ospedale che tu hai lasciato che venisse sostanzialmente abbandonato andrebbe riempito di 1, 2, 3, 4, 5. Fare l'elenco proprio, no? E chiamare i sindaci alla lotta. Cioè, io ti voto se tu lotti con me per ridare senso e vita a quell'ospedale. Se no non ti voto. Sono stato sollecitato al riguardo perché ci sono due problemi riguardo alla questione dei sindaci. Il primo, diciamo, le condizioni materiali in cui si trovano i sindaci. Da noi, nell'Odigiano, l'inizio di tutta la storia del Covid-19, in particolare io abito a Codogno, 12 sindaci di piccoli comuni hanno predisposto una propria piattaforma rivendicativa
sul tema della medicina territoriale e sul tema degli ospedali. E con purtroppo una prospettiva rivendicativa, a nostro giudizio, inadeguata, perché alla fine si traduceva nella richiesta di cambiare ATS, cioè di cambiare, di passare da una struttura troppo grande, quella di Milano città metropolitana nella quale noi ci troviamo, in una struttura più ridotta. Tuttavia questi sindaci sono esposti, hanno fatto questa operazione pubblica e noi che già pensavamo di sollecitare i sindaci, quando dico noi abbiamo costituito nell'Odigiano un coordinamento territoriale lodigiano per il diritto alla salute che sta per l'appunto cercando di predisporre delle piattaforme generali consapevoli dei tre livelli, quello nazionale per cui bisogna affrontare il problema della legge all'origine, quello regionale e poi quello territoriale. E quindi ci siamo posti nell'ottica di muoverci anche con i sindaci, abbiamo predisposto proprio delle rivendicazioni specifiche con i sindaci. Abbiamo in programma con questo gruppo di sindaci un incontro e potremmo ottenere, speriamo di ottenere, il loro coinvolgimento dentro al coordinamento territoriale, che se potessimo ottenerlo avremmo la possibilità di ripristinare in qualche modo qualcosa di analogo alla normativa precedente, quando l'assemblea dei sindaci era in grado di interagire con le ASL e quindi produrre degli elementi di tenuta del sistema territoriale. Noi ne abbiamo sperimentato qualcuno di questi elementi di tenuta, ma poi la legislazione è cambiata, i sindaci non contano più niente, però possono rivendicare appunto un loro ruolo. Quindi la possibilità c'è, il problema e secondo me non è che questa cosa si è verificata solo da noi. Credo che là dove le condizioni di Covid hanno colpito in modo durissimo, come nella Bergamasca, eccetera, insomma, lì ci siano dei sindaci sensibili a queste problematiche. Ma bisogna anche che i cittadini, noi, costituendoci come coordinamenti, come comitati, produciamo questa sollecitazione. Se lo facciamo, io non mi illudo che si possa cambiare tutto, ma in ogni caso dobbiamo difenderci. Se non ci muoviamo noi, non si muove nessuno, poi alla fine della fiera. Niente, volevo fare solo questa... Sì, se posso dire, noi abbiamo bisogno di sindaci di lotta. Non abbiamo bisogno di sindaci che... Abbiamo bisogno di lottare anche noi e di convincere i sindaci a fare la lotta con noi. Abbiamo bisogno del ruolo dei cittadini, del ruolo del popolo, del ruolo di chi può vivere solo se la salute non è una merce, perché se la salute è una merce, una gran parte della popolazione è esclusa dalla salute e anche dalla sanità. Volevo solo fare un commento su questo, se possibile. Prego. Prego, prego. Posso? Sì, prego. Allora, io sono Antonella Visintin, è la prima volta che seguo questi incontri, finalmente sono riuscita a raggiungervi perché era un po' che stavo cercando di capire come aggregarmi a questo percorso. E vivo a Torino e devo dire che sono un ambientalista di lungo corso e l'esperienza con i sindaci è un'esperienza sostanzialmente di fallimentare fino adesso, perché noi viviamo nel nord-ovest, che è la zona tra le più inquinate, e come associazione ambientaliste abbiamo provato a riportare i sindaci la responsabilità della salute dei cittadini, e i sindaci, la cosa che hanno fatto, se vi ricordate, qualche anno fa, si sono coalizzati e sono andati a Bruxelles a dire che poverini loro non potevano fare niente perché c'erano delle condizioni che erano al di sopra delle loro possibilità. Quindi hanno avuto una deroga al loro diritto di non tutelare i cittadini e la salute dei cittadini. Il risultato è che un virus che colpisce gli organi respiratori e cardiocircolatori alla fine è un virus che ha colpito le regioni
dove questi organi erano già sottoposti a forte logoramento dall'inquinamento. Quindi io non so da che parte si possono andare a prendere, io trovo che sia un treno scivolosissimo e trovo che non siano disposti a fare, per quelli che per l'area dove abito io, disposti a fare assolutamente niente, tant'è che la sindaca di Torino ben si è guardata da, diciamo, da esporsi anche soltanto a parole sul tema della, diciamo, non solo della salute ma anche della qualità dell'aria quando si è ritornati a, diciamo, a occupare gli spazi. L'altra cosa è che io vedo che c'è e continua a esserci uno scarto, diciamo, tra i tempi e i ritmi, diciamo, con cui si muovono gli attori, diciamo, della sanità privata, e il fatto che e chi cerca di far funzionare quella pubblica, perché quella pubblica apparentemente sembra non aver voglia di funzionare, sembra che dipenda da, diciamo, dai cittadini il fatto di farla funzionare. E questo è sufficientemente drammatico e credo che questo sia un elemento di cui tener conto per misurare la solitudine e la distanza, diciamo, tra quello che si potrebbe fare e i soggetti che sono in campo. Grazie. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Sì, solo per aggiungere, mi fa piacere i sindaci del Lodigiano, no? che provano a fare qualcosa, ma per dire in Versilia cosa hanno fatto i sindaci? Vista la loro assenza, no? Perché la conferenza dei sindaci poi alla fine di fronte alla mega ASL risultavano impotenti, che hanno fatto? Hanno eletto un mega sindaco, che sarebbe il sindaco di Viareggio, cioè fra di loro hanno incaricato il sindaco di Viareggio a trattare con la mega ASL, cioè sostanzialmente invece di lottare per una redistribuzione, un decentramento, no, nei territori, si sono adattati alla situazione e hanno accettato la struttura accentrata, verticistica, aziendalistica della regione toscana, fondamentalmente. Quindi, per dire, purtroppo andremo a votare i sindaci a settembre senza che questa cosa sia ben chiarita, probabilmente, no? Sul fatto che abbiamo appunto bisogno di sindaci di lotta, e invece voteranno i sindaci che si adattano all'esistente. Ecco. Questo credo che sarebbe una delle cose grosse da fare emergere in una campagna elettorale, perché poi alla fine quello che conta è che i cittadini, quando vengono a votare, non vengano imbrogliati, no? Vengano addormentati con promesse inutili, con chiacchiere che allontanano poi i cittadini dalla politica, no? Finisce così. Ecco, quindi cominciare a dire che il sindaco è responsabile e deve chiedere che i bisogni dei propri cittadini vengano conosciuti prima e affrontati dopo, senza di quello come fa a fare il sindaco? Come fa a fare il sindaco? Credo che queste cose vadano sollevate con forza, per cui avere, come dire, perlomeno uno schema, no? di piccolo ospedale di comunità in cui dovrebbe esserci tutto quello che, diciamo, di prevenzione, no? Di cura immediata ci dovrebbe essere per una popolazione che non vuole fare le liste d'attesa, non vuole fare le code, vuole avere la cura e l'assistenza vicina. Avere uno schema di questo tipo aiuterebbe molto nelle campagne elettorali a porre i sindaci di fronte a quella cosa che non vogliono affrontare, perché non sanno come affrontarla. Non sanno come affrontarla. Riempiono di chiacchiere la popolazione, e la popolazione si addormenta e la politica vera finisce ancora in situazione peggiore.
Vuole intervenire Antonio Madera? Ancora? Velocissimo, sì. Se volete vi racconto l'azione che stiamo facendo qui in Emilia-Romagna. Proprio per questa formula dei sindaci che si fanno scivolare via tutto, sindaci e assessori alla, comunali alla sanità. Come Forum Diritto alla Salute abbiamo sull'ordine del giorno della Toscana che ha impegnato la Giunta a coinvolgere università, azienda sanitaria, industria chimica, farmaceutica, militare di Firenze a produrre e brevettare dei reagenti a basso costo per i tamponi e per i test. Abbiamo fatto un'interpellanza comunale in maniera da fare un format da poi dare a tutti i consiglieri comunali di tutti i comuni dell'Emilia. Il nostro obiettivo è farlo nel 20% dei comuni dell'Emilia per dire ai nostri sindaci: vuoi chiedere alla giunta regionale se vuole investire dei soldi sulla ricerca universitaria per avere tamponi a basso costo? Perché come pensi di aprire le scuole se non monitorizzi tutta la popolazione scolastica? E lì sì che ci sarà bisogno di quintali di tamponi e che siano a basso costo, no? La risposta che ci ha dato l'assessore alla sanità comunale è stata la risposta che lui ha girato la domanda al dirigente dell'azienda sanitaria, non in regione. Cioè non gli interessa proprio coinvolgere la regione. No? Tanto è vero che adesso noi risponderemo dicendo: ma guarda che noi abbiamo chiesto di chiederlo alla regione questa cosa qui. Cioè proprio si fanno scivolare via tutto, non si assumono alcuna responsabilità ai cittadini che non riescono più a fruire del CUP, il centro unico di prenotazione, che era una cosa d'eccellenza qui in Emilia, no? Cioè uno telefona al CUP per prenotare e gli dicono: ti rispondiamo immediatamente, gli rispondono dopo minimo 5 giorni. Cioè è una cosa allucinante, è tutto bloccato e i sindaci fanno finta di niente, punto. È su questo che bisogna sensibilizzare la base. Cioè tu sei garante della salute dei tuoi cittadini, chiedi per cortesia alla regione che cosa sta facendo. Questa è un'azione che noi stiamo facendo in questo momento per creare un format. Abbiamo a Bologna trovato i due consiglieri comunali di Coalizione Civica Bologna che hanno presentato questa interpellanza e ci è arrivata questa risposta dalla dirigente dell'azienda sanitaria, quella che sta facendo l'IRS. Grazie, scusatemi. Adesso Gabriella. Intervengo sulla questione dei sindaci, e poi ma brevissimamente. Allora, qui una cinquantina di sindaci nel nostro territorio bresciano hanno chiesto e si sono coalizzati per chiedere quantomeno i tamponi gratuiti, perché il tema è: io riapro, io faccio un'ordinanza di riapertura dei locali, delle cose, eccetera, eccetera. Monitorizzo il mio territorio pagando i tamponi. Parliamo solo di questo. E la risposta non so ancora qual è stata. So che noi come Medicina Democratica abbiamo cercato di coinvolgere una sindaca che è stata promotrice di questa cosa per portarla in piazza, raccontare questa questione, che è una questione semplice. L'epidemiologia parte dal fatto che tu devi sapere a che punto è la tua popolazione, ma non perché si paga il tampone personalmente, ma perché è a disposizione della popolazione genericamente. Già questo, cioè già fare epidemiologia in Lombardia sarebbe rivoluzionario, e alcuni sindaci questo problema se lo pongono. Chiuso questa cosa, per parlare di un'esperienza locale, vorrei dire questa cosa: quando si parla di sanità, gli interlocutori sono tanti, compresi i sindaci, non sono gli unici. I sindaci si trovano
ma non perché devo difendere i sindaci, per l'amor di Dio, ma si trovano che hanno svuotato il loro potere riguardo al ATS, perché si trovano queste sovrastrutture enormi in cui se non si coalizzano fra di loro sono deboli. Uno. Due, hanno l'80% dello stato sociale che rimane al comune, è stato tagliato. Le visite domiciliari, le host del territorio, le hanno tagliate ai comuni. Cioè, non è che un sindaco vuole fare il contrario di quello che può fare. Noi abbiamo un assessore ai servizi sociali che è una persona intelligente. Cioè, lui stesso ha chiesto a un piccolo circolo territoriale di dare uno spazio in tempo di Covid per i senza tetto, per la pipì. Cioè, questa è la situazione dei sindaci. Lo stato sociale e lo stato sanitario è ormai sotto attacco. Cioè, tutti e due, noi poi sollecitiamo ovviamente i sindaci, ma non è che loro nei loro piccoli comuni, io sto parlando anche di piccoli comuni che hanno un consenso anche personale, cioè si conoscono, non vogliono fare quello che vogliono fare per i loro cittadini e cittadine, e che non hanno gli strumenti. Chiuso. Ma direi che... Volevo chiedere a Antonio Madera se il suo gruppo, la sua organizzazione partecipa domani al gruppo di lavoro territoriale della sanità della Regione Emilia-Romagna. Perché... Io penso di esserci sia come associato del forum sia come militante di Coalizione Civica. Penso che ci saranno anche altri. E noi siamo assolutamente trasversali, propositivi e partecipanti, inclusivi. No, era solo per io ci sarò, gli altri ancora non li ho sentiti perché in questo momento sono talmente tanti gli appuntamenti che ci stiamo dividendo, stiamo cercando di trovare anche i minuti di risorse tempo disponibili per fare queste cose. E ce la mettiamo tutti, ma tutta come penso anche tutti voi, quindi già il mio intervento oggi, la mia presenza oggi è venuta da questa email che mi ha mandato. Adesso tu c'hai scritto Medicina Democratica, ma io non so il tuo nome. Mi Antonio, anche tu, bene, Antonio, che è meravigliosa con questa scaletta di appuntamenti che cercherò di seguire. Sì, io spero e penso di esserci, quindi gli altri non lo so, ma ci siamo tutti quanti. Comunque, io invito tutti a partecipare ai lavori regionali, oltre che a quelli nazionali, perché nei lavori regionali si può forse riuscire a mettere in piedi qualche attività di base, insomma, cioè anche secondo il modello di ATAC. Va bon. Va bene. Elisabeth, vuoi? No, penso vista l'ora che potremmo anche darci una rivederci e magari ridico le due cose. C'è un seminario sulla salute nei territori in autunno e un discorso scritto sulle misure di protezione e la piattaforma rivendicative da chiedere nei territori rispetto al discorso pandemia. Credo che queste possono essere le due cose con cui ci possiamo salutare fino alla prossima tornata. Grazie a tutti, una buona serata e arrivederci. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao Antonio. Ciao.